si è snodata intorno al significato della croce di Cristo, l'omelia che il Papa ha pronunciato nella prima messa a Santa Marta dopo la pausa estiva. Non è sempre facile capire la croce, ha detto Francesco, non è semplice comprendere l'umiliazione subita da Gesù, che svuotò se stesso facendosi obbediente fino alla morte per poi essere esaltato dal Padre. Ma il pontefice ha voluto mettere in guardia l'uomo di oggi dal pericolo di voler spiegare a tutti i costi la croce senza entrare in questo grande mistero d'amore, e anche da due tentazioni spirituali: che possa esistere un Cristo senza croce, cioè un maestro buono, una guida che aiuta a fuggire dalle sofferenze dandoti consolazione e buoni consigli, ma che non è il Signore della vita e della storia. Altrettanto, ha rimarcato il Papa, non è pensabile una croce senza Cristo. Saremo di fronte ad una tragedia pagana che nega e uccide ogni speranza. L'altra tentazione è la croce senza Cristo. L'angoscia di rimanere giù, abbassati, col peso del peccato, senza speranza. È il masochismo spirituale, no? Solo la croce, ma senza speranza, senza Cristo. È un mistero di tragedia, no? Possiamo pensare alle tragedie pagane. Ma la croce è un mistero d'amore. La croce è fedele. La croce è nobile. Oggi possiamo prendere qualche minuto e ognuno farsi la domanda: il Cristo crocifisso per me è mistero d'amore? Io seguo Gesù senza croce, un maestro spirituale che mi riempie di consolazione, di consigli buoni? Seguo la croce senza Gesù, sempre lamentandomi con questo masochismo dello spirito, o mi lascio portare di questo mistero dell'abbassamento, svuotamento totale e innalzamento il Signore.